Bentornata a terza categoria. Al comunale di Viazzara scendono in campo due tra i club più attesi, la Polisportivo Ostiense di Mister Pagnotta e i padroni di casa dell'Atletico Torvaianica del neo coach Benedetti. Se le aspettative sono tante, lo spettacolo tuttavia non è certo indimenticabile, almeno nella prima frazione. L'unico spunto ospiti è in questo destro da fuori che Buffoni arpiona sbadigliando. La replica biancorossa invece è questa qui, mancino troppo morbido. Prima dell'intervallo, piazzato di Mattioni nel mucchio, spunta Rampulla, ma Buffoni vola e chiude in corner. Secondo tempo di tutt'altra pasta. Sale in cattedra Dileta, che si gira e spara col sinistro poco oltre l'incrocio. Poi scodellata profondissima a premiare lo scatto di Gaito in profondità. Il 9 prova a piazzarla, gran parata del portiere alla Garella. Ma è predominio atletico. Apertura invitantissima per Capitan Ceci che si coordina col diagonale al volo. La palla sorvola tutto lo specchio e è fuori di un niente. Rammarico Torvaianica perché la dura legge del calcio è in agguato. Corner tagliato nel mucchio, spunta di testa Peluso e palla in rete. 0-1, Polisportivo Ostiense in vantaggio. Esulta felicissimo il 18 che sblocca il quarto d'ora. Coi bianco-blu che cercano subito il bis. Numero nello stretto di Mattioni e palla sul primo palo contrastata, ma c'è Buffoni e chiude l'angolino. Benedetti allora stravolge l'attacco. Tutte forze fresche dentro. Christian Bergami col petto, poi sciabolata profondissima per Paparella, che l'aggancia e mette giù, poi finta interna esplode il mancino. Ma è scoordinato. Finale di impeto, vince il contrasto l'altro neo entrato Morabito che tenta il destro giro, ma è oltre lo specchio. E finisce così, basta un guizzo di Peluso e la Polisportivo Ostiense vince. Niente successo all'esordio per Benedetti, l'appuntamento è rimandato.